la parola regola significa sostanzialmente guida, quindi le regole guidano, orientano e soprattutto danno protezione. Immaginiamoci come un recinto. Se un bambino non ha regole, è come se fosse immerso in uno spazio infinito e non sa dove può appunto dirigersi, per quanto si può allontanare e il territorio che può esplorare. E quindi immaginiamoci proprio questa, uno steccato. Quindi senza steccato il bimbo si sente perso, disorientato. Io, incontrando i genitori, mi rendo conto che qualche volta non riusciamo noi a dire dei no perché ci tornano alla mente delle false credenze, e cioè del tipo: se dico di no a mio figlio sono un cattivo genitore, se dico di no a mio figlio gli farò vivere una frustrazione, una sofferenza incredibile da cui poi non riuscirà più a riprendersi. Oppure io, che ho vissuto una vita di stenti, di fatiche, in cui sostanzialmente ho ricevuto tantissimi no, non voglio di conseguenza far vivere quello che ho vissuto io. In realtà dobbiamo proprio cambiare prospettiva, rendendoci conto che dopo i bisogni primari, e cioè dopo aver soddisfatto il bisogno di nutrirci, di riposare, il bisogno di star bene dal punto di vista proprio fisico, subito al secondo livello i bambini, ma direi gli esseri umani, hanno bisogno di essere protetti, e quindi dobbiamo pensare che la regola contiene e protegge. Quindi dovremmo, in maniera intenzionale, consapevole e possibilmente condivisa con le persone adulte che si occupano del nostro bambino, scegliere quelle poche regole che possono veramente fare da ancoraggio e da porto sicuro. Quindi le regole per gestire le regole: innanzitutto sceglierle in maniera intenzionale, a mente fredda, non nel momento in cui magari c'è un momento di crisi, di difficoltà. E se in quel momento non abbiamo in mente la regola, non è un problema, piuttosto ci prendiamo del tempo e la comunichiamo poi successivamente al nostro figlio. Poche regole, chiare, comunicate in modo preciso e facendo capire che quella regola lì è assolutamente insindacabile. Dal mio punto di vista ci sono poi poche cose su cui vale proprio la pena creare questo ancoraggio. Uno, la protezione fisica, cioè non farsi del male. Due, non fare del male agli altri. E tre, fondamentalmente, non danneggiare le cose, rispettare l'ambiente e rispettare gli oggetti. E poi un'altra dimensione su cui di regola per comunicare le regole è provare a formulare la regola in positivo. Ma questo perché? Perché il nostro cervello funziona per immagini. Quindi se ad esempio io adesso vi dico non pensate al mare, immagino che nella mente di tutti voi siano venuti fuori la spiaggia caraibica piuttosto che il mare della Sardegna. Quindi se io dico a un bambino non arrampicarti sul tavolo piuttosto che non urlare, automaticamente il bimbo, induciamo noi con le nostre parole l'azione, quindi il bimbo salirà sul tavolo e si metterà a urlare. Quindi il grosso sforzo è provare, su quelle poche regole che dicevo, non aspettandoci miracoli perché poi ci va tempo, allenamento, ma provare a formularle in positivo. Quindi per esempio, invece di dire non urlare, parliamo a bassa voce. E quindi con il mio comportamento appunto ti propongo l'alternativa. Dovremmo provare di nuovo a cambiare, come spesso dico, cambiare modo di leggere la realtà. Allora, se io intendo il capriccio come mi sta sfidando,
Io già che sono stanca, sono alle 7 di sera appunto al supermercato, cosa si mette a chiedermi l'ovetto Kinder e poi la macchinina e poi non va ancora bene, vuole portare lui il carrello. In questo senso, ok, esiste un comportamento che ci mette seriamente in difficoltà, però i bambini non ci sfidano, nel senso che i bambini sono bambini, quindi la sfida nasce da adulti. I bambini stanno facendo i bambini. E che cosa intendo quando dico che non esistono i capricci? Ci stanno dicendo con il loro modo di fare che c'è qualcosa che non va, che si è increccato qualcosa. Quindi il capriccio, immaginatevi l'iceberg, è proprio la punta dell'iceberg. Noi dovremmo chiederci: ma che cosa mi sta dicendo in questo momento con il suo comportamento? Io posso fare solo delle ipotesi, perché i migliori conoscitori dei vostri figli siete voi. E quindi la prima cosa che dovete chiedervi: per come conosco io mio bambino, che cosa mi sta comunicando? Voi l'avete osservato, l'avete ascoltato in tante situazioni, siete appunto in relazione con lui da quando le mamme, da quando è nel ventre, e il papà subito dopo. Quando dico che dovete chiedervi che cosa mi sta comunicando, intendo: se sono alle 7 di sera, probabilmente stanco, sono in un posto con tanti stimoli, probabilmente è sovrastimolato. Quindi il capriccio, che è sempre lo stesso, magari si manifesta con mi butto per terra, urlo, può voler dire diverse cose. Quindi, in base all'interpretazione che noi diamo al nostro comportamento, possiamo poi agire di conseguenza e quindi elaborare una strategia per contenere il capriccio. Durante il capriccio, la prima cosa che dovremmo riuscire a fare, per quanto sia nelle nostre capacità e nelle corde di quel momento, ma dovremmo ricordarci che il primo obiettivo è calmare il bambino. A volte, quando pensiamo, a volte per cultura, ti lascio stare lì finché non ti sarai calmato, in realtà è la cosa peggiore che possiamo fare. E invece la prima cosa, dobbiamo avvicinarci, fargli sentire che ci siamo, che lo conteniamo, che lo accogliamo, provando a dare un nome ai suoi bisogni, abbracciarlo. E questo non significa che, perché il rischio è: ma cosa ci sta dicendo? Cioè, me ne combina di tutti i colori e io lo abbraccio. Dobbiamo di nuovo avere molto molto chiaro in testa che un conto sono le emozioni e i bisogni che ci sta comunicando, e quindi alle emozioni dobbiamo sempre dire di sì, e contemporaneamente dobbiamo dire di no al comportamento. Quindi io capisco che adesso sei stanco, sei stato tutto il giorno all'asilo, ma l'ovetto Kinder non te lo compro perché andiamo a casa a fare cena. Non lascio il bambino lì buttato per terra e non, se riesco, non urlo, non instauro io un braccio di ferro in cui trasmetto di conseguenza la mia rabbia, perché se io urlo, il bambino di conseguenza si spaventa ancora di più e quindi non riesco poi a gestire appunto il capriccio. Quindi ricordatevi, la prima cosa, cercare, contiamo fino a 10, manteniamo la calma, abbassiamoci al livello del bambino, se lo accetta conteniamolo, mettiamogli una mano sulla spalla, diciamogli che abbiamo capito che sta male e proviamo a interpretare il suo bisogno, e continuiamo a dire di no però al comportamento.